porta. E poi ti volevo chiedere quanto sei felice per il secondo gol alla, contro la Juve proprio stasera dopo quell'intervista lì. Contento per il gol, sarei stato più contento con una vittoria. E poi penso che abbiamo fatto una gran partita, 60 minuti, gran gioco, questo si portano in gioco forte. Però ci manca sempre qualcosina, no? E penso che bisogna costruire il futuro su queste prestazioni qua. E sperare che avremo molte più continuità in futuro. E per te è un punto, Nainggolan, per te secondo te è un punto guadagnato oppure pensi anche a quei due persi perché si poteva vincere questa partita e soprattutto dopo questo pari il terzo posto è blindato dal tuo punto di vista? No, blindato non c'è niente, le squadre stanno dietro, stanno spingendo, oggi sapevamo che non sarebbe mai stata una partita facile perché poi la Juve questa partita vuole fare sempre bella figura anche se comunque hanno vinto il campionato, quindi siamo preparati al massimo, penso che abbiamo fatto una gran partita e penso che c'è più rammarico per non aver vinto che il pareggio. Nel primo tempo ne avevate quasi di più, sembravate più in forma, cosa è successo? Come mai qui siete calati in prestazione? No, abbiamo consumato sicuramente tanto e poi un pochino cedi, poi la Juve c'è giocatori che possono fare la differenza, che è successo perché penso oltre al gol di Cristiano non è che hanno avuto queste occasioni chiare per poter fare gol, oggi occasioni chiare ne abbiamo avute 4-5 noi e penso loro solo con il gol che non è stato neanche chiaro perché sarebbe bravo lui. Il prossimo avversario cosa vi aspettate da questa partita, dalla prossima partita? Ma ogni partita è una partita diversa perché questa è una squadra poi che si deve salvare, quindi c'è da lottare di più, c'è da fare altre cose contro una squadra come la Juve, comunque vuole proporre il gioco, troviamo più spazio ed è anche più bello e a volte anche più facile poter giocare, nel senso avere più spazi. E sarà una partita difficile come tutte le altre, ripeto, noi dobbiamo vincere le nostre partite per chiudere al massimo questo campionato. Però la sensazione è che state bene in questo finale di campionato, Nainggolan, e che potete solamente migliorare o no? Migliorare a 4 giornate alla fine, bisogna prepararsi per l'anno prossimo. Però sì, stiamo bene. Soltanto che ci sono delle partite che magari era più importante vincere e alla fine non le abbiamo vinte, quindi sta sempre lì fino alla fine, quindi è difficile. Siamo alla fine di questa stagione, tu ti sei soddisfatto delle tue prestazioni, di quello che hai fatto fino ad oggi? Sono più soddisfatto del fatto che ho sempre dato tutto me stesso, anche se poi le prestazioni non erano magari al top, perché ho avuto tanti infortuni, eccetera, eccetera, ma non è la scusa, però ci sono dei momenti che così non ho mai avuto infortuni nella mia carriera, ho fatto sempre un'alta media di partite all'anno, quest'anno è stato il primo anno che ho avuto questi problemi e prima o poi doveva arrivare, spero che sarà soltanto quest'anno, che l'anno prossimo non avrò più questi problemi. Grazie. Ciao.